Ciao a tutti da Il Bastardo Outro Picker. Oggi con questa lezione cominciamo a introdurci nel territorio del blues. Si legge spesso, no? Ci sono anche, per esempio, mi pare Fred Solokov ha anche scritto un pezzo Can you play the blues on uke? Puoi suonare blues con l'ukulele? Sì. Ci sono anche dei video miei in giro in cui eseguo alcuni standard tipo Titanic Blues e cose del genere, per dire. Si può suonare blues sull'ukulele, tranquillamente. Ma prima di ciò bisogna cominciare a comprendere una componente abbastanza importante di quello che è poi stata l'evoluzione del blues fino ad arrivare al jazz, a partire dallo jazz, al jazz, al swing, alle big band e tutto il resto, che è questa, il tempo, diciamo, questa figura ritmica dello shuffle. Che cos'è? Semplicemente è questa accentazione un po' ritardata sul levare che ci porta ad avere l'accento in levare più vicino all'accento in battere dopo, che adesso vi farò vedere. Considerate che questa è una lezione che per forza di cose deve essere sintetica di qualche minuto. È un argomento che è da trattare con più diffusamente, però diciamo che spero di riuscire più o meno a cominciare a farvi capire di cosa si tratta, no? Cos'è questo shuffle? È quello che ci fa suonare quello che è più conosciuto come walking bass, no? Il basso camminante del blues, quello che, detto in poche parole, fa così. Questo movimento camminante verso qualcosa, no? Ta, 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 ta. Cosa che implica semplicemente un'accentazione lievemente spostata rispetto a quello a cui siamo abituati noi storicamente con la nostra cultura musicale, eccetera. Noi siamo abituati agli accenti, alla musica prevalentemente o sul battere, quindi di carattere un po' più marziale così, o anche se c'è l'accento in levare, comunque sul levare, giusto? Quindi ta, ta, no? Oppure ta, 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 no? Cosa è successo? La componente afroamericana della musica americana, diciamo, è quella che ha importato questa lieve sfasatura, a parte dell'intonazione, no? Sappiamo che il blues, una delle caratteristiche principali, è che ha questo costante ondeggiamento tra modo maggiore e minore, per cui rende le cose tutte un po' più movimentate e alle volte anche più difficili da capire per chi è abituato ha una concezione più europea, no? della musica, detta così. Ma anche questa accentazione sfalsata, strana, no? Per cui non era, se io vi faccio un walking bass qua, posso suonarlo anche così, quindi battere, levare, battere, levare, battere, levare, battere. Sentite che però è più tra, 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 tra. Sembra un pochettino il rumore che faceva il videogioco Space Invaders quando cominciavano a camminare gli alieni, no? Se noi l'accento lo spostiamo, cioè da battere, levare, battere, invece di fare accento, 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 facciamo accento, 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 quindi appena in ritardo, dopo il levare, succederà questo. Sentite che c'è una forma che si può immaginare come se fosse una, che ne so, un cerchione di una bicicletta un po' ovalizzato che fa, 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 che va in un certo punto, c'è un qualcosa di più pesante che modifica l'inerzia della rotazione e quindi crea questo walking bass, che ovviamente definirlo basso camminante sull'ukulele è un po' così, è un po', fa un po' ridere. Dovrei farvelo vedere sulla chitarra, ma temo che l'inquadratura non me lo consenta. Facciamolo così, anche se si sente, se si vede poco, comunque si sentirà. Ovviamente quello che sentite spesso fare dal bluesman di turno, vedete che c'è questo basso e un altro che lo accompagna e che cammina.
Con questo ritmo che è comunemente definito come shuffle, che si può vedere in una miriade di versioni. Tutti i giri di boogie fondamentalmente sono basati su questa figura ritmica. Questo è lo shuffle. Questo è il movimento che si può fare o in double down, ta. Oppure anche con un alternate picking. Quindi up, down. Questa è molto in sintesi una lezione che ha cominciato a introdurre l'argomento di questa accentazione differente che si utilizza quasi sempre, non sempre, nei generi come il blues e i suoi figli, no? Quindi il jazz e da lì in poi. Spero di essere stato abbastanza chiaro, non è stato facile perché, ripeto, ridurla in quattro parole che vi ho detto non è semplice, però qualcosetta dovrebbe essere servito. Per qualsiasi domanda scriveteci. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima lezione.